Frank Di Crocco, ormai si parla anche in Italia di fase 2, ma al di là di tutti gli aspetti politici ed economici, quindi guardando più l'aspetto degli investimenti e del risparmio delle persone, quali sono, a tuo avviso, gli effetti più tangibili di questa emergenza? Sì, Francesco, è innegabile che le nostre vite stiano subendo un cambiamento, perché siamo anche costretti a restare a casa, quindi abbiamo una sorta, diciamo, di condizione di reclusi, no? È cambiato il nostro modo di lavorare, facciamo acquisti attraverso l'utilizzo di uno smartphone, interagiamo con i clienti. Con gli amici, con i parenti, attraverso l'utilizzo di piattaforme online. È vero quindi che il mondo digitale ci sta aiutando molto, no? Ci sta alleviando un po' questa condizione di distanziamento sociale. Leggo alcuni dati che ci fanno capire anche qual è l'entità di questo cambiamento. Ad esempio, in Italia abbiamo impiegato circa 20 anni per portare la spesa online dallo 0 al 2% e soltanto poche settimane per portare quel 2% al 20%. Ora, quando leggo questi dati mi viene in mente un procedimento, che è un procedimento più che altro relativo alla fisica quantistica, no? Il principio dell'isteresi. Cioè, quando un materiale plastico che viene, come dire, sollecitato, cambia la sua conformazione, al termine della sollecitazione, il materiale plastico non torna nella fase iniziale, ma presenta comunque una deformazione residua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente non torneremo al 2% di spesa online, difficilmente resteremo al 20%. Ma verosimilmente sul 5-6% potremmo attestarci nei prossimi mesi, per cui sarebbe comunque una grandissima esplosione, di circa 3 volte l'attuale volume della spesa online. Esempi di questo genere ce ne sono a centinaia in questi giorni. Chi ha i bambini a casa, ad esempio, ha scoperto la didattica a distanza. Il tempo libero, ad esempio, è cambiato. Siamo passati dalla famosa passeggiata al parco alle serie televisive di Netflix. Quindi sicuramente il nostro modo di vivere sta cambiando e sono sicuro che al termine di questa situazione di emergenza torneremo alla nostra normalità. Sarà una normalità diversa rispetto a quello che abbiamo lasciato 2 mesi fa, ma sarà una normalità con la certezza di avere strumenti digitali a nostra disposizione e la consapevolezza di saperli come utilizzare. Sicuramente un settore che ha subito e che sta subendo per ovvi motivi queste trasformazioni di cui parli, è l'ambito sanitario, tutto quello che riguarda la salute. Da questo punto di vista, dal vostro osservatorio, avete registrato delle evoluzioni e quindi anche qua c'è un impatto di tecnologia? Diciamo che l'emergenza che stiamo vivendo è sostanzialmente un'emergenza sanitaria, per cui buona parte della spinta tecnologica noi la vediamo nel settore della salute e della sanità più in generale. Tutti noi abbiamo visto la corsa al vaccino da parte di tantissimi laboratori, tantissime aziende, per trovare un vaccino nel più breve tempo possibile. Mi riferisco ad esempio a una società americana come Moderna. Moderna sembrerebbe essere quella meglio posizionata rispetto alle altre perché gode di una piattaforma digitale capace di, come dire, mandare in digitale tutto il processo di ricerca. Tant'è vero che ha soltanto 3 giorni dall'individuazione della sequenza genetica del virus, Moderna aveva già implementato un vaccino e incominciato anche la sperimentazione sull'uomo. Cambiando ambito, ma restando comunque nel campo della salute, un altro elemento di forte esplosività è stato appunto quello relativo alla telemedicina, la capacità, la possibilità di poter effettuare dei consulti medici a distanza ha preso un po' il sopravvento in queste settimane, no? La possibilità di poter interagire con il medico, ovviamente non per patologie
che necessitano poi di cure più profonde, ma un primo consulto medico oppure il rilascio di una ricetta, se è vero che la salvaguardia della salute del cittadino oggi porta ad avere un distanziamento sociale, quindi trascorrere meno tempo nelle sale di attesa, è evidente che la telemedicina può sicuramente aiutarci in questo senso. E Teladoc, società americana, è una di quelle che in questi mesi ha fatto davvero molto bene, così come ad esempio anche la divisione health del colosso asiatico Alibaba, ovvero Ali Health, sta focalizzando tutto il suo interesse sul campo della telemedicina. Quindi sicuramente questi due ambiti, telemedicina e vaccini, sono i due ambiti nel settore della sanità che si stanno sviluppando maggiormente in questo momento. Proviamo a entrare ancora più nel concreto, nel senso che mi hai parlato di un ambito, di un settore di cui avete parlato come Credit Suisse Asset Management in tempi non sospetti. Da questo punto di vista volevo capire se il comparto di cui avevate parlato tempo fa e che è molto focalizzato in quest'ambito, in che modo sta riuscendo a trasformare queste trasformazioni in opportunità e, se possibile, come ci si può muovere anche lato investitore. Sì, immagino che il fondo di cui parli è la Credit Suisse Digital Health. Ormai sono circa 3 anni che abbiamo lanciato questo comparto, che investe sostanzialmente nel settore della sanità, quindi della cura della salute, però su quelle aziende che hanno un bias digital. Quindi non guardiamo sostanzialmente le famose big cap farmaceutiche o big cap dell'healthcare, ma quelle piccole e medio aziende che hanno comunque un tilt digitale. Quando si investe sul digital health, contemporaneamente si va a investire su 3 sottotemi, quindi diciamo che in maniera contemporanea riusciamo a investire su 3 segmenti diversi di questo processo di digitalizzazione. Il primo è la ricerca e lo sviluppo, quindi l'individuazione, ad esempio, di nuove tecnologie piuttosto che di nuove forme di cura attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale. Un altro sottotema sono i trattamenti innovativi, come ad esempio il sequenziamento genetico oppure la chirurgia robotica. E per ultimo, non meno importante, è tutto quello che ha a che fare con l'efficientamento del settore ospedaliero. Abbiamo parlato prima appunto della telemedicina, che è un esempio di efficientamento del settore ospedaliero, così come ad esempio il fascicolo elettronico. Ecco, il fascicolo elettronico è un modo per efficientare tutto l'utilizzo, ad esempio, di carte che si fa appunto negli ospedali. Quindi 3 sottotemi in un unico tema. La possibilità di approcciare al tema della cura della salute, dell'healthcare, però in chiave digitale. Alla luce, per chiudere un po' la nostra riflessione, alla luce di tutte le previsioni che hai fatto e lo scenario che hai dipinto, ti faccio la domanda che magari in questo periodo viene vissuta come scomoda, visto che spesso i numeri in questo periodo non sono entusiasmanti. Da un lato, capire come si è comportato a questo punto il comparto in queste settimane di alta volatilità. Dall'altro, se dovessimo dare un'indicazione ai consulenti e quindi di conseguenza ai clienti su come posizionarlo all'interno di un portafoglio, che suggerimento potresti dare? Guarda, mi ritengo abbastanza fortunato in questa situazione, perché il fondo di cui stiamo parlando ha ottenuto una performance decisamente sopra le righe, se vogliamo. Parliamo di una performance positiva di circa 10% d'inizio anno, per cui siamo stati in grado di recuperare tutto quello che è stato perso nel mese di marzo e di portarci in territorio positivo. Per cui da quel punto di vista lì direi che non ci sono grossissimi problemi di numeri, come li hai identificati tu prima. Però occorre sottolineare 2 aspetti, secondo me, importanti quando parliamo del digital health. Il primo aspetto riguarda soprattutto l'individuazione delle aziende che prendiamo in considerazione. Essendo noi dei pure player, quindi andiamo ad analizzare soltanto le aziende che generano almeno il 50% dei propri utili nel settore della sanità, ma
con correlazione al digitale ci porta a individuare sostanzialmente le small e mid cap, quindi tralasciamo le large cap all'interno del portafoglio. E questo chiaramente porta anche un livello di volatilità maggiore rispetto a un fondo tradizionale che investe sugli healthcare. Detto questo, è utile sapere che il beta del portafoglio è superiore a quello del mercato. Quindi abbiamo un beta più o meno intorno a 1,3, vuol dire che sostanzialmente sia in una fase di discesa che in una fase di salita, il fondo tende a rispondere in maniera più forte. Quindi perde un po' di più in una fase di discesa e teoricamente guadagna un po' di più in una fase di risalita. Se questo è stato vero nella prima parte dell'anno, quindi fino a più o meno a metà febbraio, dove il fondo faceva molto meglio del mercato di riferimento perché il mercato saliva, e soprattutto nelle ultime settimane, quando c'è stato appunto il recovery da parte del mercato in aprile, non è stato vero invece nel mese di marzo, dove ci aspettavamo tutti comunque un drawdown più marcato per effetto del beta, e invece abbiamo tenuto molto bene, abbiamo perso molto meno rispetto al mercato di riferimento. E questo è da imputare a due motivi in particolare. Il primo motivo è il tema di investimento, cioè stiamo investendo su un tema che è attualissimo, per cui insomma mi duole dirlo, ma beneficiamo di questa situazione su questo prodotto. Dall'altra parte invece è venuto fuori quello che è l'alfa del gestore, cioè la capacità di selezionare le aziende ha mitigato il livello di beta più elevato rispetto al mercato. Detto questo, dobbiamo anche dire che individuare aziende oggi che sono in salute non è semplicissimo. Oggi l'80-90% delle aziende presenti all'interno del nostro portafoglio già erano presenti all'interno del portafoglio prima della pandemia, e questo è un aspetto da considerare. Il secondo aspetto è che sono aziende in salute, non utilizzano leva finanziaria, non sono indebitate, hanno continui flussi di cassa e, udite udite, hanno anche un buon livello di liquidità, che in questo momento è molto utile per le aziende. Quindi individuare oggi aziende in uno stato di salute solido e forte sicuramente fa la differenza. Io, Frank, ti ringrazio e mi verrebbe da dire che a questo punto, nelle trasformazioni che accennavi all'inizio e quindi questa grande evoluzione, speriamo che si torni a dare il giusto peso alle aziende che veramente valgono e si superi anche a livello di investimenti quella fase in cui tutto sembra valido e buono, anche quando si parla di fondi, ma adesso forse la selezione naturale avverrà senza troppi sconti. Grazie Frank e buon lavoro. Grazie a te Francesco.